Ciao a tutti cari amici, oggi c'è qui Arishnev e questa sarà la terza parte della piscina calda e della piscina fredda. Abbiamo una piscina calda e naturalmente una piscina fredda. Abbiamo letto i commenti e avete scritto sotto le due prime puntate che non è giusto che solo Safik non sia seduto in piscina e ci dia varie punizioni. Quindi Safik oggi sarà in una piscina strafredda. E Artyom sarà seduto in una piscina calda oggi. Wow! E oggi mi assicurerò che tutto sia onesto. E come sempre mi chiamo William Bruno. Ciao a tutti. Lascia che ti dica cosa abbiamo di nuovo oggi. In primo luogo, la piscina calda che abbiamo ora è coperta da questa pellicola ed è tutta un'altra cosa. Questo per evitare che la temperatura dell'acqua scenda anche solo di un grado. Abbiamo quattro caldaie che mantengono la temperatura di questa piscina. Questo è un riscaldatore, un secondo riscaldatore e un tubo che riempie infinitamente questa piscina con acqua bollente. E Safik avrà questa piscina con una temperatura dell'acqua follemente sotto lo zero. Ma abbiamo un sacco di azoto liquido, anche se aspetta moltissimo azoto. Ecco questa tazza d'acqua all'interno di un bicchiere con una temperatura di meno 70 gradi. E ora vi mostrerò come funziona. Guardate, ecco l'azoto, ecco la piscina fredda. E ora è ancora più fredda. Ecco questo vapore dal freddo ed è qui che Safik siederà per tutto il video. E vi ricorderò che ero seduto in ognuna di queste piscine, ma nel freddo penso che sia molto più difficile sedersi. E anche ragazzi, abbiamo questa ruota della fortuna che decide il destino dei nostri partecipanti. Tentiamo la sorte. Ora i partecipanti entreranno nelle loro piscine. Safik è il primo. Grazie per essere primo. Oh, pazzesco. Ragazzi, l'avete visto aggiungere azoto? Ho toccato la temperatura prima di questo azoto ed era un po' più calda. È una specie di ghiacciaio. Va bene. Quando conducevo io questo spettacolo non sapevo che fosse così freddo. Oh, accidenti, l'acqua è fredda. Non farlo, è il ghiaccio, qui c'è l'azoto liquido. E questo è solo l'inizio. Artyom, ora tocca a te entrare nella tua piscina bollente e caldissima. Forza! Volevo dirti una cosa importante. Il fatto è che ogni volta che una nuova persona si iscrive al mio canale, le luci cambiano nella mia stanza. Ho programmato a lungo, configurato il router, collegato tutto ai LED nella mia stanza. E ora, ogni volta che fai click sul pulsante iscriviti, il mio colore nella stanza cambia. Ad esempio, la stanza era blu, sono sdraiato sul divano, oppure sto preparando un video nuovo, e la stanza diventa rossa. Se vuoi farmi impazzire e che la mia stanza non smetta di cambiare colore, allora colpisci il pulsante rosso iscriviti. Ragazzi, adesso c'è anche il vapore. In questa terza parte l'acqua di tutti è ancora più folle. Ragazzi, Artyom ha un vapore pazzesco lì. Mi dispiace solo non arrivi fino a me. Accidenti, non so come starò seduto qui, ma per ora non sto ancora tremando. Proviamo a sederci in questa piscina caldissima. Bruno! Vedete, esce il vapore. Nelle ultime volte il vapore era forte, ma qui in questo modo follemente caldo per me. La temperatura massima consentita per il corpo umano, perché se la temperatura dell'acqua di Artyom fosse aumentata di almeno 2 gradi, sarebbe molto pericolosa per i partecipanti. Va bene ragazzi, rilassatevi nelle vostre piscine. Tornerò tra mezz'ora e girerò la ruota della fortuna. Ragazzi, non ho capito dove è andato Bruno. Ad essere onesti, la mia tattica è questa. Semplicemente starò seduto in questa piscina. Sono pronto a vincere. Sto già partecipando alla terza parte e mi sembra di avere la maggiore esperienza di come stare in una piscina fredda e come stare in una piscina calda. Prima di questo, ovviamente, non mi sono imbattuto in una piscina così calda, ma ho intenzione di superare tutte le prove e vincere questo gioco solo per farti apprezzare e iscriverti al canale in questo esatto momento. Lo facciamo apposta per te. Mezz'ora è passata. Quindi continuiamo la nostra sfida. Chi di voi vuole offrirsi volontario per primo? Io voglio girare la ruota. Il primo scorrimento della ruota appositamente per Safik 1, 2, 3, 4. Safik 1, 2, 3, 4 si becca una turbina eolica. Per un minuto ti soffierò contro un flusso d'aria fredda da questo cannone. Riesco a stare qui appena.
Bruno, puoi soffiarmi addosso, per favore? Beh, non un minuto, almeno 10 secondi. È davvero difficile per me in questa piscina calda. Beh, è incredibilmente caldo. Artyom, purtroppo non posso aiutarti, perché la turbina eolica è toccata a Safi, quindi la sfida va a lui. Perché questo cannone? Quindi l'aria ghiacciata è ovunque e l'acqua è ghiacciata. Va bene, dai, sono pronto. Dai, il tempo è passato. Safik, ti devo dire, se ti tuffi di nuovo in acqua, allora dovrai alzarti di nuovo e ricominciare per ben un minuto, quindi alzati. Sì, accidenti, fa così freddo, mamma mia ragazzi, non me l'aspettavo da una pistola del genere. È così gelida che la mia acqua è più calda di questa pistola. Ok, ora mi alzo. Continua, Safik. Il minuto è passato! Il minuto non è ancora passato, mancano ancora 10 secondi! Ragazzi, non lo so! Il tempo è scaduto! Oh, accidenti, le mutande sono ancora più fredde, cavolo! Oh, qui ovviamente c'è l'acqua ghiacciata, ma è molto meglio. Un cannone è molto freddo. Ho visto Bruno che sparava dritto aria a Safik 1, 2, 3, 4. Un po' di aria mi ha colpito. Anche se è follemente caldo in questa piscina, ma quando sei bagnato in una piscina fredda, il vento forte che ti soffia è molto spiacevole, credetemi. Qui sono direttamente sorpreso che Safik, sebbene con difficoltà, abbia superato la prima prova che gli ha lanciato la ruota della fortuna. Safik, come va lì? Tieni duro? Sì, le cose sembrano essere tornate alla normalità ora. Tu come stai lì? È lì che hai una sorgente di acqua caldissima? Ad essere onesti, Safik, non riesco nemmeno a pensare da dove abbia preso quest'acqua così calda. Mi piacerebbe ora, Safik, sedermi nella tua piscina. Artyom, lascia perdere. Sì, vabbè, ma l'ultima volta la caldaia non funzionava. In effetti, mi sembra che Bruno sia un presentatore più indulgente. Non sarà più così, sai, troppo caldo, troppo freddo, fare cose così. Dunque, ora ci sarà il secondo round, dove girerò la ruota della fortuna, ma per il turno di Artyom Arishinev. Sei pronto per le sorprese? Beh, da quanto tempo faccio questi video? Voglio un po' di sollievo, la piscina è troppo calda questa. Se mi buttate di nuovo qualcosa di caldo qui ora, non sopravviverò. Artyom, non dipende da me. Sto solo girando la ruota della fortuna e vedendo ciò che esce qua. Oppa! Ed ecco qui per Artyom. Ice Bucket Challenge per Artyom. Dai, Bruno! Davvero? Ragazzi, non posso credere che per la prima volta nella storia di questo spettacolo qualcosa di veramente freddo cadrà nella mia piscina calda. Bruno, grazie mille! Com'è che è così fortunato? Ragazzi, io giravo quella ruota e vi dico che è impossibile fregare. Non so come mai, perché Artyom è così fortunato, io sono così sfortunato. Artyom, come mai? Che cosa hai fatto in questo mondo che sei così fortunato? Sei reale, beh, ammettilo, non meriti il ghiaccio. Safik, mamma mia, perché non è giusto, eh? Hai visto tu che il ghiaccio è caduto fuori dalla ruota della fortuna? Capisco che è difficile per te, ma anche per me, sai, non devi calunniare. Ragazzi, per favore, non litigate, è solo una sfida. Bene, il ghiaccio di Artyom è pronto. Bene, anche tu avrai del ghiaccio la prossima volta, non preoccuparti, Safik. No, Bruno, non voglio il ghiaccio, ma in questo caso sì, hai ragione, l'amicizia è amicizia. Perdonami, Artyom, fa così tanto freddo che il mio cervello non funziona più. Dai, Safik, va bene, lo capisco. Quindi spero che la prossima volta che gireranno la ruota della fortuna cadrà anche un po' di sollievo e Bruno ti butterà un bollitore per te oppure metterà un riscaldatore lì vicino. Bene, qui abbiamo un secchio pieno di ghiaccio freddo. Tutto quello che bisogna fare ora è svuotarlo direttamente sulla testa di Artyom. Wow, Bruno, ascolta. Ora ragazzi, questo secchio di ghiaccio non fa male affatto, perché ho ancora vapore qui. E ad essere onesti è anche un po' difficile per me parlare, perché adesso sono rilassatissimo, sono il più debole possibile e anche i pensieri sono difficili. Posso fare una stupidata, quindi il secchiello di ghiaccio mi sarà molto utile. Ho paura solo a guardare questo ghiaccio. Questo aiuterà Artyom, per me invece no. Bene, dai. Vai! Mamma mia! Oh, guardate che pezzo di ghiaccio! È questo il pezzo di ghiaccio che mi è caduto in testa? Sì. In realtà mi sono rinfrescato il più possibile! Incredibile, ragazzi! Il fumo è uscito da quel ghiaccio ancora più di quello di prima! L'acqua potrebbe essersi raffreddata un po' ora, ma le cose torneranno letteralmente come prima in pochi minuti. E quindi Artyom è stato fortunato, ma non per molto! Accidenti, Bruno!
ho dimenticato che ho sempre l'acqua calda che arriva qui. L'acqua si è raffreddata, ma presto sarà di nuovo così calda. Esattamente, perché hai una piscina calda e non puoi allontanarti dal concetto di base. A proposito, mi sembra che Safik non abbia avuto nella sua piscina da troppo tempo azoto liquido. Pensavo che questa fosse solo la prima volta che lo avresti versato e poi può uscire sulla ruota, come mai? Non è solo sulla ruota, è anche qua. Per questo ora ti aggiungeremo solo una tazza di azoto, ma che raffredderà la piscina di 2 gradi. Guardate solo un po' di magia. In questo momento aggiungiamo un po' di azoto. Oh, ma che fumo freddo è! Oh, cavolo! Safi, tutto ok? Sì, sono nella nebbia qui. Non riesco a respirare. In linea di principio tutto è giusto, perché ho un tubo di acqua calda e il tubo non è stato messo a Safik e la sua piscina sarà raffreddata con azoto liquido. Safik, fratello, come va lì? Artyom, grazie per avermelo chiesto, ma non so come sedermi qui. L'acqua è ghiacciata, è come se fossi in un lago ghiacciato. Non ce la faccio più. Per favore, qualcuno dall'alto mi sente, mi dia qualcosa di caldo. Voglio terribilmente qualcosa di caldo. William Bruno, rendila calda! E soprattutto per Safik, sono sceso dal piedistallo per girare la ruota della fortuna e aiutarlo con qualcosa di caldo. Proviamo! Presento alla vostra attenzione il punto giallo con i vestiti gelidi. Ciò significa che Safik dovrà ora indossare i vestiti che sono rimasti nel congelatore per 2 giorni. Come? C'è accanto questa maschera calda? Perché dovrei? No, va bene, dai, metterò questi vestiti. Andiamo a prendere i vestiti. Apriamo il nostro congelatore, guardate. Sono proprio duri come sassi. Safik, tieni i tuoi pantaloni. Oh, grazie. Che tipo di ghiaccioli sono? Sono pezzi di legno, come faccio a mettermeli? In qualche modo prova, non lo so, la soffia aria calda. Puzza di frigorifero, ovviamente devo sbloccare questa cosa in qualche modo. Safik, cosa stai facendo? È così, non è giusto. Sì, come faccio a scongelarli in una piscina fredda? Tu hai la piscina calda, si scongeleranno immediatamente. Non hanno bisogno di essere scongelati. Questa è la sfida, indossare abiti ghiacciati in una piscina ghiacciata. Sì, non lo so, allora, sono già congelato qui. Si sono già scongelati lì o no? Allora, gente, giochiamo in modo equo. Artyom, ridai a Safik i suoi pantaloni. Sì, Bruno, parla bene, non è giusto, quindi sì, Safik, portalo via. Oh, grazie Artyom, almeno adesso sono caldi. Perfetto. Non pensi, Safik, che ci sia un po' di azione disonesta in corso in questo momento? Come otteniamo altri vestiti ghiacciati? Ora hai solo dei vestiti bagnati caldi. Accidenti, William Bruno, hai ragione. Beh, ho solo... non so cosa mi è preso, ma ho molto freddo e non avevo altro pensiero che gettarlo nell'acqua calda. Mi scuso davvero, ma non lo potresti congelare di nuovo? Ma la cosa più importante è che non litighiamo con te, perché non importa il denaro. Non il denaro, la vittoria o la sconfitta. La cosa principale è che restiamo tutti migliori amici. E se vuoi essere nostro amico, puoi unirti alla nostra famiglia se fai clic sul pulsante rosso iscriviti sotto il video. Per rendere le persone buone ancora più numerose. Qui ecco gli abbonati a Artyom Artishov. È una statistica di ragazzi fantastici. Questo è il numero di persone che sono così cool sul pianeta in questo momento. Beh, puoi unirti a loro. Mi scuso, mi sono un po' distratto gettando nel congelatore. Non sono certo i vestiti in questo momento. Beh, ho un piano extra. Tieni, William Bruno, congelalo bene. Ed è per questo che abbiamo azoto liquido. Ora dobbiamo di nuovo congelare questi vestiti. Incredibile, vedete come Bruno sta gelando. Prima quei vestiti erano solo bagnati nel congelatore, ora sono anche cosparsi di azoto liquido. C'è così tanto freddo o un po' di fresco che arriva fino a qui, pensate ragazzi. Safik, era meglio se giocavi fin dall'inizio in modo onesto, perché non fosse 2 volte peggio. Ragazzi, non sapevo che sarebbe successo questo. Beh, per me sarà una grande lezione. Gente, beh, ho davvero sbagliato. Beh, cosa fare? Adesso avrò la mia punizione. Bene, ecco il costume per Safik, pronto di nuovo. Devi indossarlo. Oh, è congelato ancora di più dell'ultima volta, mamma mia. Oh, le gambe mi tremano. L'importante è infilarli subito.
Oh, ragazzi, a quanto pare non sembra affatto spaventoso, come quando lo tocchi. Oh, datemi una maglietta, sono pronto. 3, 2, 1. Oh, che freddo! Oh, basta! Safik è un grande ragazzo, perché nonostante abbia cercato di barare nella sfida, ha comunque accettato la sfida e ha completato tutto fino alla fine. Come pensi, Artyom? Pensi che Safik abbia fatto la cosa giusta o no? Bruno, penso che sia sbagliato, come ha fatto Safik fin dall'inizio. La cosa principale è che sia corretto. Lui, quando ha indossato quei vestiti cosparsi di azoto, ho visto proprio che per Safik era follemente freddo. Mi sembra che gli è venuto anche un crampo. Safik, tutto ok? Oh, mi è venuto un crampo al fianco, ci credete? Tutto è lato sinistro. Bruno, lascia che giri io la ruota della fortuna ora, altrimenti Safik è già lì, ha bisogno di riposare, andiamo. Fare girare a te la ruota della fortuna non posso permetterlo, ma la girerò io appositamente per te. Cosa vorresti? Oh, ragazzi, vedo che c'è ancora azoto liquido, ghiaccio e 50 kg di ghiaccio secco. Vorrei una di queste cose. E spero che tu abbia ghiaccio secco dopo tutto, e forse con questo puoi vincere, ma comunque è solo la ruota della fortuna deciderà tutto. Accidenti. Beh, hai tenuto bene davvero, davvero? No, beh, bene, hai tenuto bene. Però questa è la fine. Bruno, perché hai una faccia così? Che cos'è quella maschera? Ragazzi, sembra molto spaventoso. Artyom, questa maschera significa che ora dovrai spalmarti questa salsa piccante sul viso e ancora metterti questa maschera bollente, bruciante. Bruno, sei pazzo o sei fuori? Ui, ragazzi, ci sono. Stavo facendo ginnastica. Mi sono versato del peperoncino e ora mi sta già bruciando la mano. Ti sfamerò la faccia. Va bene Bruno, basta. Ora devi indossare questa maschera. È la maschera al pepe rosso questa. In questo mondo il punto di queste sfide è proprio di avere la massima temperatura possibile nella piscina calda. La cosa più importante è che Artyom è seduto con il corpo in piscina e la testa in aria. E ora tutto caldo caldo. Vabbè. Oh, beh, per adesso sembra a posto, essere onesti, sembra tutto ok. Artyom, aspetta solo 2 minuti e poi l'effetto inizia. Non so cosa succederà dopo che si toglierà quella maschera. Sembra che stia dicendo che va tutto bene, ma non è una maschera così calda. Sto già aspettando 1 minuto e 30 secondi, altri 30 secondi e posso toglierlo. Adesso sta già cominciando un po' a bruciare. In realtà non so neanche, non riesco a immaginare perché queste maschere esistano. È una cosa così brutta che non invidio affatto Artyom. Aspetta Artyom, non togliere la maschera. Bruno, non posso, mi brucia. Adesso la tolgo. Ora sono seduto con un impacco di ghiaccio tra le mani e sono follemente felice che tutto quello che è appena successo sia passato. Molto probabilmente non potremo pubblicarlo su YouTube, perché anche a me faceva male guardare Artyom e cosa ha fatto questa maschera al suo viso. Abbiamo dovuto interrompere le riprese per alcune ore per far sparire un po' il gonfiore e il rossore dal suo viso, ma non so se vuoi ancora vedere questo filmato, cosa è successo ad Artyom con la sua faccia qui. Puoi vederlo su Instagram tramite il link nella descrizione. Solo YouTube non vi farà vedere questo, ma Instagram è più fedele a questo genere di cose, quindi benvenuto su Instagram se sei interessato. Va bene, suggerisco di non indugiare e passare subito alla prossima sfida. William Bruno, vai e fai girare la ruota della fortuna. Comincio a girare con la luce e spero che sia bello quando uscirà per te, dai. Hop. E mi congratulo con te, Safik, il riscaldamento cade per te. Oh, finalmente, evviva! Accidenti, collega più velocemente quel riscaldatore. Ragazzi, la faccia, grazie a Dio, è passato il male. E sono contento, Safik, che tu abbia avuto qualcosa di buono, amico. Qui la temperatura può salire fino a 120 gradi. Quindi è molto caldo e non sono nemmeno sicuro che Safik sia fortunato, perché il dispositivo è abbastanza serio. Adesso lo accendiamo. Oh, adesso devi stare vicino a lui per un'ora intera. Oh, che bello, è diventato subito. William Bruno, ma per quanto tempo mi hanno dato questo riscaldatore? Beh, per un'ora ti ho detto, per un'ora ti è stato dato. Per quanto? Non ho capito. Hai qualche problema con le orecchie, a quanto pare da quella piscina fredda. Un'ora, Safik, per un'ora. Beh, il riscaldamento ti ha lasciato. Ah, capito, è fantastico che questo riscaldatore rimarrà con me per mezz'ora. Mi scalderò per bene, sarebbe meglio per un'ora, ma va
va bene così. Safik, quindi stai bene lì? Invano hai detto questo su di me, così Artyom, l'amicizia verrà attestata. È passata un'ora intera, i ragazzi sono ancora nelle loro piscine ed è ora di spegnere il riscaldatore di Safik. Opa, basta Safik, ora più da solo. Questa mezz'ora, gente, è stata la mezz'ora più bella della mia vita. Dal momento che Safik ha una stufa, forse c'è qualcos'altro di fantastico per me, Bruno. Dai, proviamo. Non mi dispiace affatto, quindi giriamo la ruota per te. Questa gente è senape. Bruno, che cos'è sta storia della senape? Gli impacchi sono per me o cosa? Beh, so che gli impacchi, ma la mia mamma li usa in cucina. Beh, ecco, i calzini infilati in modo da non ammalarsi. Ora sto tenendo in mano la senape e ora la incollerò ad Artyom sul petto. Di solito viene usato quando una persona si ammala per riscaldarla. Ma Artyom ora lo riscalderemo proprio così, anche se non è facile per $1000. Ok, ma prima devi bagnare la senape. Cosa stai facendo, Bruno? Che procedura? Ma è uscita una tipo una senape per me, no? Devo preparare la procedura. Dai, Artyom, prepara il tuo petto. Cosa? Cosa dovrebbe bruciare? Sì, sì, i pacchetti di senapi. È così caldo qui che forse l'azoto è meglio, no? Beh, se uscirà l'azoto la prossima volta, allora nessun problema. È così che devi sederti per 20 minuti. 20 minuti? 20 minuti. Così? Sì. Come uno stupido. Beh, sì, è questa la prova. Beh, cavolo, se ci scambiassimo ora con Artyom sarebbe proprio fantastico. Ragazzi, brucia troppo forte! Artyom, è rimasto solo poco tempo, ma tu devi sopportare, perché altrimenti, mi spiace, perderai. Io sopporto, sono su di me, ma non è necessario mostrarlo sul video, non è necessario. E che? No, non serve, grazie. Ma perché devo vergognarmi, no? Io ho già guardato! Dai, vieni, Artyom, togliamolo! No, Bruno, non serve, non serve! Dai, vieni! No, Bruno! Dai, ma cosa? Qua. Dai, togliamoli! Beh, te l'avevo detto che era la fine! Accidenti, dai, dobbiamo toglierlo velocemente. Artyom, vieni. Basta, Bruno. Andiamo. Ho tenuto i cerotti di senape. Basta. Basta, li ho tenuti abbastanza questi cerotti. Dai, mostra agli abbonati cos'è successo. Ma non voglio vergognarmi a questi iscritti. Vabbè, Artyom, non lo mostrerei io stesso. Ma penso che ora sia il momento giusto per girare la ruota della fortuna per Safi. Dai, gira la ruota della fortuna. Però sbrigati, se no ci lascio la pelle qui. Giro la ruota specialmente per te, Safi. Wow, ecco qua. Safik, ecco del ghiaccio sotto i vestiti che dovrai tenere per 5 minuti. No, no, non quello. Cosa c'è sotto i vestiti? È freddo. Dai, Safik, questo ghiaccio è speciale per te. Pazzesco come Bruno gli versa, mamma mia. Sono passati 5 minuti, no? No, sono passati 15 secondi. Aspetta, ora, adesso mia mamma mi chiama, aspetta. Sì, sì, sì. Ragazzi, in realtà mia madre non mi ha chiamato. Ho solo acceso per finta il suono della suoneria. L'ho fatto solo per vedere come si sarebbero comportati senza il mio controllo. Accidenti, la Safik è andato da Pion. Safik, sei impazzito! Così è disonesto! Non posso! Questo è terribile! Qui un milione di ghiaccio è pazzesco, invece Artyom in piscina è molto meglio. Ho anche la voce rauca per colpa di questo freddo. Beh, Safik, così non è onesto! Perché ti sei tuffato nella mia piscina calda? Bruno è andato via, ma non è il motivo per fregarlo. Tu hai detto che quando controllavi eri sempre più rigido, l'importante. È necessario che tutto sia onesto. Sì, Artyom, sono d'accordo con te. Inizialmente era molto difficile, ma ora è molto più facile, ma è ancora gelata. È così fredda che impazzisco. Ragazzi, beh, questo non è certamente un motivo per infrangere le regole e rovinare l'amicizia con Bruno e con Artyom. Quindi non fate mai come ho fatto io. Io mi pento, mi vergogno molto di quello che ho fatto. La cosa principale, Safik, è che lo capisci. Quindi non preoccuparti, andrà tutto bene.
ma non infrangere più le regole. A proposito, guarda l'orologio, 5 minuti, sono già passati, puoi buttare via il ghiaccio. Oh, davvero, il tempo è scaduto. Mi ha bruciato la pelle, tantissimo. Non so, ma in qualche modo proverò a guarire da questo rossore. Non dirò nemmeno nulla a Safik, perché è stata davvero una prova difficile. E anche se è nato d'Artyom per un minuto, il suo ghiaccio si è bruciato così tanto che questo minuto nella piscina calda non ha fatto assolutamente nulla. Ecco, bene, sono passati 5 minuti, beh, come va? Sì, stiamo bene, Bruno. Ti stavo aspettando, e sei arrivato 6 minuti dopo. Grazie a Dio, Artyom mi ha detto che il tempo era finito da 5 minuti. Non potevo sopportare di tenere quel ghiaccio, ma ce l'ho fatta. Va bene, ragazzi, mi fido di voi. Solo la mamma mi ha chiamato, non potevo fare a meno di andare via. Ora facciamo girare di nuovo a ruota della fortuna. Sì, nessun problema, Bruno, facciamo girare. Allora, dai, facciamo girare apposta per Artyom. E te, Artyom, avrai una cena infocata! Un po' di cibo caldo di nuovo! Ho pensato di buttare il falò in piscina. Vi presento il delizioso pollo impanato con la salsa tabasco più piccante. Ha un buon profumo! Lo voglio, lo voglio, lo voglio, lo voglio! Va bene, tieni, Artyom! Wow, Eila! Ragazzi, non è così forte poi questa salsa piccante! Guardate che buone che sono queste alette! La signora del negozio ha detto che è la cosa più piccante che esista. Sembra così buono! Bruno, grazie mille! La salsa, anche se piccante, ma accidenti! Non ho mangiato nulla per così tanto tempo in questa piscina calda! Grazie! Che ne dici di girare la ruota della fortuna per Safik? Safik? Accidenti, Bruno, fai girare la ruota! Ok, iniziamo a girare la ruota! Questo è un barile di azoto! Bruno, quando hai versato solo un bicchiere lì, l'acqua era già così freddissima! E ora abbiamo tutto l'azoto che vogliamo! Lo verserò in piscina per Safik! Mi trasformerò in un ghiacciolo! Bene, che stiamo aspettando, ragazzi? Pronti? Andiamo! Che freddo pazzesco! No! 15, ne è ancora molto qua, lo riempiamo tutto! Oh, tutto l'azoto che abbiamo! Oh, mi sembra di vedere il ghiaccio sulla piscina! Oh! Sono Arishnev e con me oggi William Bruno Neshmolz Safik 1234. E ragazzi, dobbiamo essere il più silenziosi possibili in questo momento, perché siamo in un centro commerciale di notte e siamo venuti qui per un motivo preciso: per intrufolarci nel centro dei trampolini. Quindi andiamo subito lì, ragazzi. Dobbiamo essere il più silenziosi Pazzesco, ragazzi! Den Schmalz è sempre così distratto! Forza, silenzio, andiamo! Sasha, attenzione! Silenzio! Ragazzi! Pazzesco, c'è una guardia! Cerchiamo di essere il più silenziosi possibile, perché se svegliamo la guardia ci beccherà immediatamente! Andiamo là, all'ingresso! Non ci interessa questa guardia, lasciamola dormire! Ragazzi, questo è folle! Siamo in un centro di trampolini chiuso completamente! Ragazzi, non c'è modo di passare! Visto? È chiuso! Abbiamo bisogno di una chiave magnetica! La guardia ce l'ha, andiamo! Ragazzi, non so come Dan abbia indovinato, ma qui davvero bisogna appoggiare una chiave magnetica! E abbiamo letto che c'è un sensore qui! Se non apri questa porta con una chiave magnetica, l'allarme si attiverà! Ragazzi, si è aperta la porta, andiamo, entriamo! La cosa principale, ragazzi, è che la guardia non si svegli, perché allora siamo finiti! Capite che siamo in un centro per divertimenti di notte ed è completamente a nostra disposizione! Ragazzi, comunque, siamo al centro di intrattenimento per famiglie Clapto! Potete venire qui e correre sulle nostre tracce! Fatelo solo di giorno, non potete venire qui di notte! Qui la sicurezza è forte! Ragazzi, guardate quanti dolci ci sono! Ci sono biscotti, caramelle, caffè!
Dai, prendete! Bruno, sei pazzo o qualcosa del genere? C'è una guardia e non è bene prendere cose non tue. Esattamente, Artyom, continua a dimenticare che non bisogna rubare. Come se rubare se... guarda che delizioso gelato c'è. Ma in ogni caso non è il nostro. In effetti sono d'accordo con Artyom sul fatto che prendere cose non tue è brutto. Se anche tu pensi che rubare sia una brutta cosa, assicurati di scriverlo nei commenti. E se non hai mai rubato in vita tua, allora iscriviti al canale, perché questo è un canale di persone oneste. Sofiko, dai, andiamo a giocare e divertirci. Aspetta, aspetta, Den Schmalz, dove stai andando? Qui dobbiamo togliere le scarpe, siamo persone educate. Pace, per favore, nei calzini come dovrebbe. Siamo persone educate, non sporcheremo di fango qui. Ragazzi, andiamo a divertirci adesso! Oh, sì! Questo mi sembra per bambini. Vedete, ora sono seduto e tocco praticamente per terra. Andiamo da qualche altra parte. Ragazzi, c'è comunque una guardia all'ingresso. Ho preso i costumi appositamente per questo. Io rosso. Ok, così, andiamo. Forza! Scegliete il vostro colore. Aspetta, Bruno. Quindi, se la guardia viene qui, indosseremo questi costumi mimetici e ci nasconderemo dalla guardia? Beh, certo, guarda, Artyom, avrai un vestito giallo. Sarai completamente giallo e se ti metti qui, il giallo sul giallo non è affatto visibile. Nessuno ti troverà e la polizia non ti prenderà. Ragazzi, è geniale. Per favore, però, non mi calpestate accidentalmente. Sono steso qui. Den Schmalz è davvero sdraiato e quasi invisibile. Ha la maglietta rossa, i pantaloni rossi, il cinturino sull'orologio e anche quello rosso. Io voglio questo vulcano. Guarda, è proprio come Spider-Man. Den Schmalz, sei entrato lì, oh? Vieni qui. Sta zitto, c'è ancora la guardia che dorme. Se ci sente è la fine. Il divertimento è finito, accidenti. Ascolta, Bruno ha ragione, Safik. Se gridiamo ad alta voce, la guardia si sveglierà per forza e verrà qui da noi. Anche da qui sento quanto forse sta russando. Beh, va bene ragazzi, mi dispiace, non sapevo di aver urlato troppo forte. Safik, per favore, calmati, realmente hai visto che c'è la guardia lì, eh? Dai, su! No, davvero è una roba da sballo. Allora ci state prendendo in giro, vi rendete conto che sta dormendo lì e può venire in qualsiasi momento? Ragazzi, ho avuto un'idea geniale. Voglio fare una prova molto interessante. Ho trovato questo percorso a ostacoli qui e voglio che tutti e quattro lo attraversiamo fino al traguardo. E io sono davvero qui. Oh, continuo e così. Oh, in breve passarlo non sarà facile. E chi lo passerà per primo potrà sparare ai perdenti con quel cannone. Ci state? Quale? Questo che spara... Cosa? Questo cannone spara aria. Den Schmalz, ma che aria, guarda qui. Io vado al primo round e lo passerò per primo. Allo stesso tempo vediamo come si fa a passare. 3, 2, 1, andiamo. Allora, Safi, di qua. Vai, sei il migliore. Grazie, è molto lontana, in qualche modo devo farcela. Oh, ho resistito qui. Adesso la ruota che gira. Tutti speravano in te, sa? Accidenti, com'è caduto così? Temo che inciamperemo tutti su questa lancia e otterremo una sparata di cannone. Forza ragazzi, adesso è il mio turno. 3, 2, 1, via! Hop, ok, hop. Le gambe sono lunghe e posso raggiungere qui. Hop, hop. Ora capisco perché Safik è caduto. Qui sembra davvero qualcosa su cui puoi cadere. Attento, con le arance soltanto, sono molto scivolose. Sono caduto anch'io così. Ragazzi, queste arance sono troppo difficili da superare. Ok, Denis, ora tutte le speranze sono su di te. Non scivolare sulle arance. Io non farò un salto normale, ma farò un salto così, come una rana. In qualche modo sono diventato un'arancia. E ora è il mio turno. Così, un po' di tattica di Denis, un po' di tattica di Safik. Saltiamo sul pomodoro. Opa! E adesso la cosa peggiore. Hop. Oh. Oh. Fu.
forza qui su questo mandarino. È mio, ancora un po' e tocco il pavimento. E qui c'è un territorio sconosciuto. Opa. Oh, dobbiamo salire su questo trampolino. Opa. Bruno, William, Bruno. Ce l'ho fatta. Ha detto che Safix salta come una scimmia. Anche lui è come una scimmia. Ha superato questo percorso ostacoli al primo tentativo. William Bruno è bravo. E ora sparerà al mio sedere. Allora ragazzi, pronti? Pronti, non forte, ok. Oh, fa male. Sei davvero bravo. Mi colpisci sempre. Ragazzi, vediamo finalmente cosa c'è in questo centro di trampolino di notte quando non c'è assolutamente nessuno. Anche se sono già un po', non piccolo, e per dimensioni e per età mi piace di brutto questo posto. Accidenti, quanto spazio c'è qui. Pazzesco. Mamma mia, siamo arrivati al soffitto. Incredibile. Mi arrampico. Tac, hop. E dove andiamo adesso, È pazzesco. Qui puoi nasconderti così lontano dalle guardie. Non ci troverà mai e poi mai. Assolutamente. Si vede tutto il parco da qui. Guardate, i ragazzi si stanno divertendo. Dai, dammi la telecamera. Guardate quanto è bello, qui si può rotolare come in un parco acquatico. Ho già notato una cosa lì, qui si scende al piano di sotto. Ora ragazzi, vi faccio vedere quello che mi è piaciuto di più di tutto di questo parco di divertimenti. La corda! Ragazzi, penso che la cosa più bella di questo parco di divertimenti siano, eccoli, questi trampolini. Ma ad essere onesti, questa è una delle cose più pericolose qui. Ma se sei un vero ninja, allora tutto andrà bene. No, ascoltate, in realtà direi che è ora di giocare a nascondino mimetico. E poi le energie stanno per esaurirsi. Dobbiamo chiamare i ragazzi a indossare questi costumi e iniziare a nasconderci l'uno dall'altro. Perché qui mi sembra che sarà davvero interessante. Indossiamoli ora e iniziamo il nascondino mimetico nel centro trampolino nel cuore della notte. Pronto, dobbiamo solo decidere chi cercherà in questo nascondino. Safix cerca sempre, è un esperto. Ragazzi, dovete sapere che ho cambiato il costume con Den Schmalz perché era troppo piccolo. Va bene Safix, se vuoi cercare, lascia che io, Schmalz e Bruno ci nascondiamo e tu provi a venire a trovarci. Sì, ma io non avevo detto che volevo cercare. Se questo video arriva a 100.000 mi piace, la seconda parte dei nascondigli mimetici uscirà immediatamente. Bene ragazzi, andiamo a nasconderci. Allora ragazzi, io mi nasconderò nel posto migliore. E su questa cosa da qualche parte. Qui ti puoi nascondere bene, nessuno ti potrà vedere. La cosa principale è riuscire ad arrivarci. Perché sopra questa cosa qua mi potrebbero vedere. Dobbiamo andare qui dentro. In questo costume sono invisibile. L'importante è non sbattere la testa. Ecco, questa cosa è blu, non dovrei essere visibile qui. Ragazzi, sono io, William Bruno. Mentre Safix sta contando lì, devo nascondermi il più velocemente possibile e trovare soprattutto il verde, in modo che io sia verde su verde. E ho già un piano. Opa, accidenti, è come se un ragno stesse tessendo tutto. Io stesso mi confonderei qui, non uscirei mai più. Adesso sono su una zona verde, quindi dovrei essere il meno visibile possibile qui dentro. Sono molto vicino a Safix, guardatelo laggiù, è molto vicino. Ho pensato, ora scenderò su questo bungee e nel mezzo salterò nell'enorme mucchio di dadi colorati. C'è davvero un sacco di giallo, quindi non sarò visibile al 100%. Forza, andiamo! Ragazzi, guardate, non riesco a vedere dietro questi cubi. Sicuramente mi sono nascosto bene. Vado a cercare. Chi non si è nascosto non è colpa mia. C'è così tanto spazio che non so nemmeno dove cercare. Allora, se pensiamo bene, Artyom era blu, Bruno era verde e Den Schmalz era viola. Dov'è il colore viola qui? In un grattacielo? C'è qualcuno qua dentro al 100%. Perché ragazzi, ci sono molti posti dove nascondersi. Ma ragazzi, ora sono troppo pigro per arrampicarmi qua sopra. Quindi prima salirò
salirò sul bungee. Bisogna fare un giro ogni minuto perché è troppo bella. Questo è un tail bungee che solo qui può essere qui. Vogliamo metterne uno uguale in studio perché è molto bello. La userei di mattina, di pomeriggio, di sera. Ok, andiamo ragazzi, ora dobbiamo andare. Ah! Oh! Ragazzi, questo è pazzesco, sono un po' scioccato. Mi piace molto qui, è divertente, fantastico. Ma che cavolata, com'è finito qui? Quindi, penso che ci sia qualcuno in queste angurie, in qualche modo, o nelle fragole. Andiamo a dare un'occhiata. Qui si può cadere, dovete stare attenti. Spero ragazzi che non c'era nessuno camuffato accanto a me. Qui puoi stare in piedi con il bianco in questo modo. Io così però non me ne accorgo perché sto parlando con voi. Ragazzi, Safik mi ha quasi beccato in questo posto, quindi ora ho urgente bisogno di rinascondermi. Ho già trovato un altro posto, quindi adesso andiamo lì. Come vedete qui su questi tappeti ci sono tanti materassi di colore giallo. Mi sdraio qui e spero che Safik non mi veda. Spero che i ragazzi giochino secondo le regole e si nascondano solo nella zona verde. Guardate, adesso prova a prendermi. Questo è William Bruno. Ragazzi, è veramente come un ragno nella ragnatela. Come posso arrivare qui? Non c'è modo, Safik. Credo di averti trovato e beccato. In che senso mi hai beccato? Tipo catturato. Quindi ho perso allora? Sì. Accidenti, va bene. Devi trovare Dan Schmalz e Artyom Arishnev. Ragazzi, adesso vado a nascondermi un'altra volta. Dobbiamo trovare Dennis Schmalz, è qui da qualche parte, ne sono sicuro. C'è un labirinto qui, ragazzi. Tranquilli. Ho visto qualcuno. Oh, mamma mia, è buio. Oh, ho trovato una via d'uscita. Mi sono ritrovato dall'altra parte di questo castello. Allora, vediamo quell'aggeggio. Ragazzi, ci sono molti piani, molti livelli. Sì, William Bruno, cosa ci fai qui? Sì, sì, va bene ragazzi, allora andiamo lì, proprio come volevamo. Mi sembra che ci sia qualcuno qui. C'è qualcuno qui? Dove andate? Su, giù, destra, sinistra, palestra. Accidenti, è così bello arrampicarsi qui dopo tutto. Beh, ma c'è qualcuno? Noi gli risponderemo come se non ci fosse nessuno qui. Ragazzi, andiamo subito lì, seguitemi, dai, andiamo. La cosa principale è rimanere tranquilli e ordinati. Non vedo nessuno, abbiamo sentito Den Schmalz da qualche parte qui. La cosa principale del nascondino è essere attenti, andiamo avanti. Forse si è nascosto qui perché siamo già arrivati alla fine di questo castello e non c'è nessuno qui. Ragazzi, credo di sapere dov'è. È qui, sopra di me. Oh! Strano ragazzi, il mio istinto non mi ha mai fregato. Ragazzi, dobbiamo uscire da qui in qualche modo. Penso che il modo migliore per uscire da qui sia tornare indietro, perché mi sono già sbagliato. Stai fermo, Den Schmalz! Come hai capito che ero io? Lo sapevo che non dovevo muovere. Non avresti dovuto prendermi in giro. Capito? Io ho già trovato sia William Bruno che Den Schmalz, cavolo! Resta solo da trovare Artyom Arishnev. Ho dimenticato solo di che colore è. Penso che si scambino i costumi tra di loro mentre giocano. Ragazzi, in generale giocano spesso in modo disonesto, come se non fosse possibile cambiare costumi. Ma non ne abbiamo parlato, non è una regola. O qualcuno è nascosto nei cubi, ragazzi, ci ho pensato. Qualcuno forse è nascosto in bagno. Ci si può chiudere in bagno, ma anche questo, sai, non è giusto. Allora devo controllare i dadi. Artyom, vieni fuori, è così faticoso camminare in questa palude. Penso che Artyom non sarebbe entrato qui. Usciamo da qui. Mi sembra che Artyom abbia cambiato costume con William Bruno. Sì, Artyom! Dov'è la carta? Qui sta succedendo qualcosa. Qualcuno chiaramente è entrato. Che succede qua, eh? Qui non c'è nessuno. E questo che cos'è? Ah, ecco, uno, due, tre. Va bene, adesso li andiamo a trovare. Dove vi nascondete? Bene, che roba, ho preso tutti voi. Oh, c'è una guardia! Probabilmente ci ha notato quando abbiamo gridato così forte e si è svegliato. Andiamo! Allora, dove devo correre? Nascondiamoci! Giochiamo di nuovo a nascondino, solo che ora è tutto serio. Bene, bene, forza, veloce. Buono che io sia verde, quasi tutto è verde.
Spero che la guardia non mi noterà. Quindi ragazzi, dobbiamo nasconderci urgentemente da qualche parte. Forse su questo vulcano o su questo nascondino reale sotto lo scivolo. Accidenti, è molto scomodo qui, mi vedi, no? Spero di no. Accidenti, dobbiamo trovare urgentemente un altro posto. Ragazzi, la guardia sta arrivando. Sono rosso e non sarà affatto visibile sul trampolino. Basta, sta arrivando. Ragazzi, sono salito su questa struttura. Guarda, guarda, fate vedere. Fingerò di essere una statua in modo che questa guardia non mi noti al 100%. Quindi, il labirinto è buio e nessuno mi troverà. Mi siedo qui, spero che non mi vedano. Ok, va bene. Quindi mi metteranno in prigione se resterò qua. Trovo un posto migliore. Dio, è un labirinto, non so dove devo andare. Mi sembra sicuro, però non sono proprio sicuro al 100%. Fine, mi sono nascosto. Dove sono? Dove sono? Ah, sicuramente qui c'è qualcuno. Solo dove? Questa è un'intera città, anche se giocattolo. Puoi camminarci per un'intera settimana qui dentro. Dove? Dove possono essersi nascosti? Dov'è? Ma dove si trovano? Dove sono nascosti? Dove? Dove sono? Dove possono trovarsi? È impossibile scomparire in questa maniera. Questo è proprio un grosso problema. Accidenti, la guardia sta venendo qui. Accidenti, eh? Ma che cosa? È proprio lì. Guarda proprio. Dannazione, 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 sta tornando ora. Ok, ora mi muovo un po'. Ma che cos'è questo? Accidente, viene di nuovo qui. Basta, avete giocato abbastanza, uscite! Che ne dite di finire il gioco? Ragazzi, avete visto com'è passato vicino a me? Mi ha quasi notato! Non mi nascondevo solo per il mio colore, ma ho assunto la posizione di una statua e apparentemente non mi ha beccato. La cosa principale è che non trova nessuno e che possiamo scappare da questo centro di trampolini. Ah! Madonna! Sempre durante il mio turno queste cose strane. Uscite! Non vi faccio niente, basta che lasciate l'edificio! È andato dritto qui, mi è passato vicino. Quanto è bello non vedermi. Accidenti! Queste matriosche! Dove sei? Oh, sì. Questo è un labirinto. Dunque, vediamo un poco qua. Andiamo, dobbiamo nasconderci meglio da qualche altra parte. Qui, qui. Dove siete tutti, eh? Dove siete? Dove siete? Rispondete, altrimenti spegnerò le luci. Guai a voi. Vi troverò comunque, eh? Oh, sembra una persona vera. Ah, se sono tutti così non troverò mai nessuno. Dunque... Ragazzi, avete visto? Mi ha guardato direttamente e non si è accorto di me. Dunque... mamma mia... Oh cavolo! Ma com'è possibile? Che succede? Era qui un attimo fa, dov'è la statua? Ma com'è possibile? Sono tutti di giochi o no? Ragazzi, sono appena scappato da questa guardia, è uno shock, non mi ha notato per niente. La cosa principale è nascondersi qui, ci sono molti colori verdi e quasi nessun giallo. Ecco perché mi nasconderò in questa cosa, mi sembra che anche se la guardia mi vede lì non sarà in grado di arrampicarsi. Saliamo, oppa, tac. Ah, bene ragazzi, ora mi sdraierò su questa cosa gialla e sicuramente non mi noterà. E se se ne accorge scapperò molto rapidamente. Ragazzi, ora faccio un prank alla guardia. Guarda tu cosa mi tocca fare. Cos'è questo? Chi è? Chi c'è qua? Dove siete tutti? Abbiate rispetto. Non c'è nessuno qui. È improbabile che ci sia qualcuno qui. Cos'era? Che cos'è? Che sta succedendo qua? Cos'è questo? Che c'è? Che c'è qui? Una volta per tutte smettetela! Uscite di qui! Ma che cos'è questo casino che state combinando? Oh, Dio.
Ma cosa sta succedendo qua? Mi sono scelto io questo lavoro. Ragazzi, avete visto come gli ho buttato via il berretto? Al 100% a un certo punto impazzirà semplicemente, sicuramente scapperà e si spaventerà. Ragazzi, dobbiamo muoverci in fretta perché non è più sicuro. Ecco quello che serve. Ragazzi, sono già stanco di stare qui. La guardia è dall'altro lato del parco in questo momento. Quindi ragazzi, devo andare da qualche parte con urgenza. Penso che il centro di questo quadrato sia rosso. Cavolo! Wow, ragazzi, questo è un intero materasso rosso. Devo sdraiarmi su di lui in questo modo. Mi è sembrato che ci fosse qualcuno qui, eh? Cos'è? No, basta, vi prego! Questo posto è maledetto! Orrore, davvero! Maledetto! Maledetto questo posto! Basta, io mi licenzio! Che Dio ci salvi! Ragazzi, pazzesco! Avete visto come quella guardia è scappata? Io l'ho solo sentito mormorare e poi basta. È sparito all'orizzonte. Penso che quando io ho afferrato la gamba sia stata l'ultima goccia. Ragazzi, se ci saranno 100.000 like sotto questo video, allora filmeremo la seconda parte dei nascondigli mimetici nel centro dei trampolini. E ora guardate questo video, ragazzi! Anche Schmalz vuole che guardate questo video, quindi ora punta il dito e clicca qui!